nella città di Napoli il tema San Paolo è un po' come la riforma della Costituzione, quindi è un tema che è molto sentito, 92 emendamenti, una discussione lunga, 10 ore, alcuni emendamenti anche importanti, quindi non voglio banalizzare la giornata di ieri dove c'è stato un contributo significativo, penso ad esempio agli emendamenti sulla valorizzazione del sociale, alle partite di beneficenza e devolvere il ricavato per gli impianti sportivi della nostra città. Poi non c'è dubbio che c'è stato anche un po' di squallore politico, qualche emendamento non fa onore a chi l'ha proposto, c'è chi in qualche modo ha cercato di far perdere tempo, vuole cercare di metterla in caciara. Il tema dello Stadio San Paolo a mio avviso deve essere un tema non di una parte politica. Io come sindaco e con la mia giunta e con la nostra giunta ci siamo assunti la responsabilità di fare una delibera buona, che è un punto di equilibrio sicuramente migliorabile. Ieri in qualche punto si è lavorato per migliorarla, in qualche altro punto si è lavorato per far saltare il banco e quindi non fare né l'interesse della città né l'interesse pubblico, men che mai l'interesse dei tifosi e della squadra di calcio. Quindi noi lavoreremo per chiudere ovviamente in Consiglio Comunale la settimana prossima, l'obiettivo che ci siamo prefissati, la deadline è fine ottobre e il mio appello è un senso di responsabilità di tutti, migliorare ma non giocare, come dire, a perdere tempo o peggio ancora a far saltare un accordo che tutta la città si aspetta. E poi la giornata, chiudo, più importante non è tanto quella di ieri e della settimana prossima, perché qui in fin dei conti si sta approvando una convenzione ponte. La vera partita si gioca dal giorno dopo, quando dobbiamo andare a chiudere con una delibera di giunta e poi con gli incontri con la società l'accordo per la riqualificazione e la ristrutturazione dello Stadio San Paolo, che è poi la vera partita su cui ci siamo impegnati a chiudere entro l'anno. No, non c'è nessun problema di maggioranza politica. Da tempo la maggioranza politica in Consiglio Comunale è numericamente assai ristretta. Io la maggioranza politica la consolido, la costruisco e l'allargo soprattutto nella mia città e i napoletani. Quella è la maggioranza che mi entusiasma. In Consiglio Comunale c'è una maggioranza che ha avuto un grande senso di responsabilità in questi 4 anni, che mi ha sostenuto nei momenti difficili e mi sosterrà fino alla fine e poi mi auguro anche mi sostenga nella prossima campagna elettorale. Ma non c'è dubbio che oggi la linfa forte politica viene dalla strada, dove c'è tanta energia, tanta linfa vitale e tanta politica anche forte che si sta mettendo in campo. Ieri sono stati dei momenti belli, non nascondo anche dei momenti un po' tristi, anche qualche personaggetto della politica si è fatto avanti ieri in Consiglio Comunale, questo non c'è dubbio.